il dottore Francesco Ventrella. Sì, io parlerò oggi in occasione di questo convegno in particolare sull'utilizzo di una nuova molecola, un nuovo anticoagulante orale che è Rivaroxaban in una particolare categoria di pazienti che sono quelli di insufficienza renale. Sono pazienti che comunque rispetto alla popolazione generale hanno dei rischi maggiori sia di episodi tromboembolici sia di episodi emorragici e per fortuna con il Rivaroxaban noi abbiamo documentazione riveniente sia dai grandi trial registrativi sia dagli studi di vita reale che Rivaroxaban rispetto alla terapia tradizionale precedente con il Warfarin ha in questa categoria di pazienti ha dimostrato di avere dei buoni margini di efficacia non inferiori a quelli del Warfarin associati invece a migliori profili di sicurezza e quindi a una riduzione del rischio di emorragie, ripeto, in una popolazione delicata e quindi comunque a maggior rischio. Grazie.